Come sarebbe poter entrare nei classici del cinema con dei meme? Ciao Carlo, ho visto il video sui film horror. Senti, ti avevo detto di non coinvolgermi in queste pagliacciate. Che faccio? Parlo arabo? Ma no, guarda, sono cose carine, fidati. Tra l'altro ho ricevuto anche diversi commenti positivi su di te. Non mi devi coinvolgere in queste cose, non mi piacciono. Peccato, perché ci sono due gemelle norvegesi alle quali sei piaciuto tantissimo. Due gemelle? Norvegesi. No, no, non mi interessa. Guarda, facciamo una cosa, c'ho un'idea ganza. Il prossimo video lo facciamo romantico, di film d'amore. Così le norvegesi si innamorano e ti danno il loro numero di telefono. Tra l'altro, sono qui in Italia per un mese. In Italia? Per un mese. No, no. Guarda che le norvegesi ci sanno fare. Ci sanno? Fare. Ma davvero sono piaciuto a due gemelle norvegesi? Se sei piaciuto a due gemelle... Norvegesi. Ti do la mia parola. Va bene allora, dai, va bene, ok. No, non è vero, non ho mentito, sono sincero. Ci sono due gemelle norvegesi che lo vogliono conoscere. Ci hanno 83 anni, vabbè, però sono gemelle norvegesi, eh. E allora entriamo in questi film romantici. Il primo film romantico che mi viene in mente, ovviamente, è Titanic, con le sue scene romantiche, tipo quella dove c'è Rose che si fa ritrarre da Jack. Jack, voglio che tu mi ritragga come una delle tue ragazze francesi. Con questo addosso. D'accordo. Con solo questo addosso. Rose, mi viene da vomitare. Tranquillo. Vedrai il mal di mare. E poi c'è anche la famosissima scena del ponte dove lui le sta dietro. Rose, ci crede giganti. Che si può ripetere anche con Karate Kid. Ellie, ci crede giganti. Con Ghost. Molly, ci crede giganti. E con King Kong. Sì, sì, sì. Oh, ci credo. Ghost, altro film romantico, romantico finché non arrivano loro. Molly, se ti importuna fai un fischio, eh. In Pretty Woman, Richard Gere pagava una escort della quale poi si innamorava. Ma se la escort non fosse stata Julia Roberts? Vivian, ecco il conto. Eri te che mi dovevi pagare. Anche perché, come insegna il film Love Story, amore significa non dover mai dire mi dispiace. Sì, e per me significa non dovermi mai sentir dire mi spiace, ho solo 10 euro. E sono questioni di prospettive, eh. Per esempio, in Harry ti presento Sally, viene posta la questione fondamentale. Le donne sanno mentire? Di la verità, è potente quest'anduria. C'è un musical, Sette Spose per Sette Fratelli, che è carino, se vogliamo a tratti anche romantico, però mi ha sempre fatto fare una considerazione. Ridi, ridi, che quando porto il conto nel banchetto nuziale rido io. È un problema, eh? Però secondo me, per cavarsela, avrebbero potuto tranquillamente prendere spunto da Via col Vento. Dopotutto, domani è un altro giorno. Ho capito, vai. Segno anche oggi. E quando si parla di film romantici, di storie d'amore, come non concludere col mitico Casablanca e la sua scena finale? Ehi, baby, prima di lasciare Casablanca, dimmi almeno il tuo nome. Ugo! Se hai qualche film che vorresti parodiare, scrivilo nei commenti, che mi c'è Dio, ci proveremo.